Buongiorno da Mattino 6 per questo mercoledì 27 aprile. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Santa Zita Vergine. Allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Nacque da una famiglia molto umile, a 12 anni dovette andare come domestica presso la nobile casa dei Fatinelli a Lucca. Attenta e puntigliosa nell'attività lavorativa, sopportava angherie e rimproveri dai padroni che la trattavano come una serva. Inoltre spesso doveva coprire con il suo impegno le manchevolezze degli altri domestici. La sua gentilezza d'animo finì per conquistare l'affetto della famiglia che le affidò la direzione della casa. Ne approfittò per aiutare le persone più povere senza mai sottrarre nulla agli altri. Metteva da parte quanto riusciva a risparmiare per soccorrere le persone bisognose. Morì il 27 aprile del 1272 e la sua fama si diffuse in breve tempo, tanto che i cittadini di Lucca chiesero che venisse sepolta nella Basilica di San Frediano, dove è tuttora custodita. Il suo culto fu approvato nel 1696 da Papa Innocenzo XII. Venne proclamata patrona delle domestiche da Pio XII. L'etimologia del suo nome deriva dal persiano e significa vergine. Dopo aver ricordato il santo del giorno, leggiamo i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Caccia ai banditi armati e pericolosi, assalto a un blindato sulla A14, sparano alla polizia e fuggono, colpo fallito. In quattro mascherati, San Giovanni Teatino, usato l'esplosivo, l'autista con la pistola puntata, temevo di morire. Mare, bagni vietati su metà litorale, Pescara, interdetto dal sindaco il tratto che va dal porto fino a Via dei Ragazzi del 99. E poi tragedia sfiorata, ladro in fuga a 200 all'ora, arrestato dopo l'inseguimento sulle cronache di Montesilvano. Due incendi in poche ore, doppio tamponamento sulla A25, paura per un bimbo di 3 anni, questo sulle cronache di Pennevaltavo. Di taglio alto invece, eventi di guerra, l'Italia pronta al doppio intervento in Libia. Voti e Camorra, indagato il presidente Fusco, bufera sul PD in Campania. Egitto, arrestato il consulente della famiglia Regeni. Ora vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano. Il Messaggero, sulle pagine dedicate all'Abruzzo, anche qui in apertura l'assalto sulla A14 da film al blindato. Comando in azione a San Giovanni Teatino, un tir per fermare il traffico, in ballo bottino di 1,5 milioni di euro. Con la mole i banditi iniziano ad aprire il tetto, ma arriva la polizia, spari, caos e la fuga in auto e a piedi. E poi sempre a Pescara, ladri intercettati, una corsa folle sull'asse e in città. Gli stipendi, grillini per il microcredito alle aziende, in 5 anni da parte 300.000 euro, siamo i primi a farlo. E poi di spalla, grazie a Unitalsi, disabile in gita con il pulmino attrezzato. Di taglio alto l'Aquila, comune spiazzato dal freddo, bimbi al gelo, all'asilo e alloggi ghiacciati. A Chieti, Monsignor Forte, sulla famiglia resta sempre scuola di umanità. L'intervista di Luca e il libro Verità, il mio inferno nel doping. Ora vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Un consiglio da cinema sulla Team. Consiglieri in ritardo, clamorose uscite di scena, ultimatum al sindaco. Alla fine il PEF passa a maggioranza. Montori al Vomano, caso piscina, senza soldi non si nuota. Giulianova, il comune taglia un dirigente per risparmiare. Poi manifesti elettorali, Pavone finisce con Razzi e Cicciolina. Martinsicuro, coltellate tra rivali in amore. E poi dal Gran Sasso all'Etna, la prima tappa degli ultraciclisti funestata dal vento contrario. Di taglio alto il duplice infanticidio, Samira a giudizio senza attenuanti. Trasportava 1,5 milioni di euro, polizia sventa, assalto al blindato in autostrada. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di approfondire le pagine dei giornali, come sempre il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Ariete, in questa giornata la luna vi garantisce una grande socialità e una buona comunicazione con le persone vicine. Le emozioni sono intense, lo slancio fisico c'è, che aspettate per dichiararvi alla persona che vi ha stregato. Toro, prendetevi del tempo da dedicare a voi stessi, al partner e ai vostri familiari. Così facendo vedrete la vita sotto una luce migliore e coglierete le belle possibilità che vi propone. Troverete la soluzione ad un problema difficile. Gemelli.
gemelli, la giornata vi sta preparando belle soddisfazioni. Perfezionate i progetti, valorizzate le chance che avete a disposizione e non perdete tempo. In amore, puntate sulla sorpresa. Proponendovi in modo inatteso, il successo sarà garantito. Il lavoro assorbe una bella fetta delle vostre energie e della vostra attenzione. Siete stimolati a impegnarvi sempre di più, o dai risultati incoraggianti o dall'interesse che sa suscitare in voi la vostra attività. Tutto bene in campo affettivo. Leone, oggi con il minimo sforzo potrete raggiungere importanti traguardi nel lavoro oppure realizzare ottime performance nello sport. Sarete sereni e saprete comunicare con chiunque vi sta vicino. Bellissime novità! Vergine, evitate di rimuginare su fatti ormai passati, tanto più che si tratta di pensieri negativi che rischiano di proiettare un'ombra anche sul presente. Se avvertite il bisogno di armonia e di tranquillità, scrivete, dipingete o fate lunghe passeggiate. Bilancia, avrete la possibilità, grazie al cielo di oggi, di sciogliere nodi finora considerati inestricabili. Assumetevi le responsabilità che vi competono, così in famiglia il clima sarà certamente più sereno. In coppia, fate sì che la relazione sia più paritaria. Scorpione, vi siete accorti che a volte agite, vi agitate, ma vi ritrovate sempre e comunque al punto di partenza e non riuscite a saltare il muro per ritrovarvi oltre? Forse non impiegate le energie giuste, fate mente locale, studiate nuove strategie. Sagittario, l'umore migliora e la giornata è proficua per firmare contratti, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, tentare di ricucire un rapporto. Single, socievoli e affidabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto. Capricorno, non lasciate che le vostre insicurezze vi condizionino la vita. Rimboccatevi le maniche e all'occorrenza rispondete pan per focaccia. Un'occasione di shopping imprevista sarà motivo di grande divertimento. Acquario, è inutile farsi illusioni e sperare che qualcuno venga a salvarvi dalle incombenze, meglio cavarsela da soli. Tonificate diligentemente l'apparato muscolare con lo sport, passeggiate o quel che vi viene in mente. Pesci, oggi sono tante le faccende da sistemare e le pratiche da portare a termine, tanto che probabilmente sarete obbligati a fare gli straordinari. Non vi lascerete scoraggiare dagli intralci di natura burocratica, più che bene l'amore. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo dalla cronaca, proprio dall'assalto sulla A14. Sulle pagine del centro sparano alla polizia e fuggono agguato da film al portavalori. In quattro mascherati sequestrano un tir e bloccano la A14. A San Giovanni Teatino, fermato il furgone con l'esplosivo, gli agenti sventano un colpo da 1,5 milioni di euro. E poi con quella pistola contro ho creduto di morire, il racconto dell'autista del camion messo di traverso per bloccare il traffico. I banditi avevano i giubbotti antiproiettile e mi hanno detto di abbassare la testa. Mi hanno preso le chiavi e le hanno gettate in strada, poi ho sentito le sirene, la polizia mi ha salvato e mi tremano ancora le gambe. Questa è la foto del camionista. È un mestiere delicato, serve esperienza. Il responsabile della sicurezza dell'istituto di vigilanza Aquila esclude la complicità dei dipendenti. Stessa notizia, la andiamo a leggere sulle pagine del Messaggero. Eccola qua, l'assalto al portavalori, terrore sulla A14, il comando di almeno 5 uomini armati. Ha colpito alle 6:30, ma l'azione è fallita grazie all'intervento coordinato della polizia. I banditi hanno utilizzato una Giulietta e un Ducato rubati. Poi la fuga nei campi, forse aiutati da complici. Il traffico in tilt, ero al telefono, ho dato io l'allarme. E poi il furgone è stato fermato con un ordigno incendiario, colpi di arma da fuoco e chiodi sull'asfalto. Lusi, alla guida del tir, racconta i momenti
momenti con il mitra in faccia, l'incubo del Vigilantes è la seconda volta che mi succede. Da Ballone a oggi colpi e arresti in serie, una lunga sequenza di azioni criminali dagli anni 70 ad oggi, l'UGL ai prefetti, tavolo unico per la sicurezza. Le guardie giurate della società Aquila trasportavano 1,5 milioni di euro, li hanno immobilizzati e derubati delle pistole. E ancora andiamo a vedere sulle pagine del quotidiano La Città, sempre la notizia riguardante l'assalto al portavalori di ieri. La polizia blocca l'assalto al portavalori, 4 uomini armati provano a mettere le mani su 1,5 milioni di euro bloccando l'autostrada. Sicurezza e sindacati lanciano l'allarme per i mezzi inadeguati su cui lavorano le guardie giurate. L'inseguimento, i rapinatori si sono allontanati a bordo di un furgone rubato ma sono stati intercettati da una pattuglia della stradale. Dopo un breve inseguimento hanno sparato alcuni colpi verso i poliziotti e dopo aver dato fuoco al furgone si sono dileguati a piedi. È successo ieri mattina alle 6:30 sulla A14. Pochi minuti è durata la sequenza, ma in realtà ci sono state più di 4 ore di lavoro da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quello che era successo, ascoltare i testimoni e anche per ripristinare la strada. Noi c'eravamo, vediamo. Un colpo fallito per il tempestivo arrivo della polizia, allertata da un passante che aveva scambiato l'assalto al portavalori per un incidente. I fatti si sono svolti alle 6:30 di questa mattina in direzione Pescara Nord sull'autostrada A14 all'altezza di San Giovanni Teatino. Ad essere coinvolto il furgone dell'Istituto di Vigilanza L'Aquila proveniente da Ortone, diretto alla sede della Banca d'Italia di L'Aquila, carico di banconote. La dinamica è stata ricostruita anche grazie all'autista di un tir obbligato a fermarsi di traverso da 2 uomini incappucciati, armati di un mitra e una pistola. Da quel momento davanti a lui si è consumato il tentativo di rapina, andato in fumo. A bordo di una Giulietta bianca viaggiavano 2 degli almeno 4 malviventi. L'auto è stata fermata in mezzo alle 2 corsie dell'autostrada con le 4 frecce accese. A terra una barriera di chiodi artigianali per fermare la corsa dei mezzi. Alcuni colpi di arma da fuoco sparati in aria. L'assalto al portavalori è avvenuto con il lancio di un fumogeno che in breve ha obbligato le 2 guardie giurate ad uscire dal mezzo per non restare soffocate. I malviventi li hanno disarmati e fatti sdraiare lungo la linea bianca della corsia di emergenza a faccia in giù. L'autista del tir poi ha visto spuntare davanti a sé un terzo uomo salito sopra il tetto del portavalori imbracciando una mola che ha iniziato ad aprire uno spiraio tra le lamiere per arrivare al denaro. A quel punto le sirene della polizia hanno causato la ritirata dei malviventi che dopo aver preso un furgone hanno percorso meno di 1 chilometro e lo hanno abbandonato poco prima dell'uscita di Pescara Nord, innescando un incendio per non lasciare tracce e dandosi alla fuga a piedi dopo aver scavalcato il guardrail. L'autostrada è stata immediatamente chiusa nel tratto dell'assalto per dare modo alla polizia scientifica, alla Polstrada, di fare tutti i rilevamenti del caso e soprattutto per ripulire il manto stradale da quel lungo corridoio di pericolosissimi chiodi. Subito palese agli occhi della polizia scientifica la contraffazione della targa dell'auto utilizzata dai malviventi. Un 6 fatto diventare 8, forse per non rendere riconoscibile l'auto rubata. 4 ore di lavoro prima di poter riaprire il tratto che ha causato chilometri di coda per le auto in ingresso sull'autostrada. È stata infatti chiusa l'uscita Pescara Nord e il casello di Francavilla ha accumulato il numero di auto trovatosi nel mezzo. È caccia ai banditi e nella mattinata il sindacato delle guardie giurate ha richiesto un tavolo tecnico con le autorità per discutere circa le carenze sulla sicurezza. Restiamo sulle pagine del centro, venti di guerra, emergenza frontiere, Libia. Italia pronta un doppio impegno da Roma militari per proteggere la sede ONU e addestratori. Allarme attentati dagli Stati Uniti, ma i nostri servizi smentiscono. E poi Iraq, l'IS distrugge chiesa domenicana di Mosul. Di taglio basso, Tripoli, Tobruk, la disfida del petrolio. Malta vieta l'attracco a una nave cisterna arrivata dalla Cirenaica. Haftar spina nel fianco per l'unità. L'Austria tira dritto, controlli Brennero sono inevitabili. Il governo di Vienna annuncia oggi le misure al confine, alta tensione, Unione Europea-Turchia e la Grecia rischia di essere isolata. 7 mesi di corsa ad ostacoli, le tappe da rispettare entro dicembre, da carta a Dublino alle guardie di frontiera. Queste le notizie da Bruxelles. Poi di taglio basso, migranti, 1.000 euro per andarsene, la strategia dell'esecutivo norvegese per velocizzare l'uscita degli irregolari. La pagina della politica, l'incubo tangenti, indagato il presidente del Partito Democratico,
Campano. Secondo l'accusa, Stefano Graziano avrebbe avuto il sostegno dei casalesi nell'elezione in consiglio regionale. E poi ci sono le reazioni. Salvini della Lega dice da Roma solo tristezze. La salute dell'Italia, la speranza di vita giù, per la prima volta crolla la prevenzione. Per gli uomini è di 80,1 anni, invece le donne arrivano a 84,7. La maggiore longevità è a Trento, in Campania invece quella più bassa. I dati regionali, ma in Abruzzo si vive un po' di più, un mese di vantaggio sulla media nazionale per donne e uomini. In Egitto finisce in manette il consulente di Regeni. L'attivista stava collaborando con la famiglia del ricercatore torturato a morte. È stato fermato per terrorismo, la denuncia rilanciata da Amnesty International. La vicenda Marò, India, proroga di 5 mesi per la torre. E poi Weidmann, Italia poco rigorosa. Il presidente della Bundesbank per l'unione di bilancio, Paduan, ottimista su condivisione dei rischi. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo. Come sarà? Appalti al palo, ciclabile della costa, un iter senza fine. La lentocrazia affonda la pista della provincia di Chieti. Se non si sblocca, scatta il taglio ai fondi. Mario Pupillo dichiara: abbiamo scoperto che le ex stazioni non rientrano nel sedime ferroviario già acquisito. Pertanto si vogliono... Pertanto ci servono nuove risorse. Alessandro Sonsini invece ha dichiarato: siamo di fronte a tempi biblici, malgrado il progetto rappresenti un'occasione unica di rigenerazione territoriale e anche di ricchezza. E poi a Ortona va avanti per ora il deposito GPL. Il comune pubblica il progetto della Walter Tosto e avvia una campagna informativa di 2 mesi. E poi soldi alle imprese dai tagli agli stipendi dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Sono circa 133.000 euro per un fondo di garanzia istituito in collaborazione con Credit Fidi, prestiti per 1,5 milioni. Oltre 120 aziende abruzzesi che potranno essere finanziate dal fondo creato grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Proprio ieri i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato quello che sarà il microcredito per le piccole e medie imprese abruzzesi grazie al taglio dei propri stipendi. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle Abruzzo apre ufficialmente il microcredito destinato alle PMI, risultato di un tesoretto accumulato dai suoi esponenti che dalla loro nomina si sono ridotti immediatamente di quasi il 50% il proprio stipendio. Oltre 300.000 euro utili a finanziare 120 aziende che ne faranno richiesta mediante una pratica burocratica snella e accessibile. Questa è stata la nostra scelta fin dall'inizio, quella di destinare il taglio dei nostri stipendi. Ricordiamo che fino adesso abbiamo accantonato circa 300.000 euro. Inizialmente daremo la disponibilità a 120 imprese che grazie ai nostri tagli di stipendi potranno far partire i loro progetti, le loro aziende. Quindi per la prima volta un gruppo politico mette a disposizione dei denari, dei soldi, il taglio dei loro stipendi per creare lavoro, qualcosa di concreto e non più solo le promesse dei politici. Il fondo del Movimento 5 Stelle è stato istituito in collaborazione con Credit Fidi, che si occuperà di tutta la parte tecnica, annunciando tassi che al massimo toccheranno il 3,50 con finanziamenti che raggiungeranno fino ai 25.000 euro per una durata di 60 mesi. Un'iniziativa che arriva, come spiega il direttore generale del consorzio creditizio, dopo 2 anni di latitanza della regione sul campo del sostegno alle imprese. Sono 2 anni di governo regionale, ad oggi non si vedono bandi per l'occupazione, per il lavoro, per il credito. Sono 2 anni di stallo totale e quindi aspettiamo delle risposte concrete. Il master plan per esempio è stata un'occasione perduta, oltre 700 milioni di euro, poco si è visto per le micro e piccole imprese. Ecco, aspettiamo una forte attenzione al mondo produttivo, al mondo che comunque in un momento di difficoltà sta continuando a tenere la schiena dritta. Lasciamo le pagine dei quotidiani, ora ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questo è stato un avvio di settimana all'insegna del cattivo tempo, come avevi annunciato il 25 aprile sotto la pioggia, e nei prossimi giorni cosa succederà invece?
Ma diciamo, Francesca, che nelle prossime ore continueremo ad avere un tempo caratterizzato da forti raffiche di vento, perché sulle regioni settentrionali, in particolar modo sull'arco alpino, sta transitando un sistema nuvoloso che favorisce un richiamo di correnti occidentali sulle regioni centrali. Quindi sulla nostra regione ci sono annuvolamenti, e ci saranno annuvolamenti sulla Marsica e nell'Aquilano, localmente associati a delle precipitazioni, mentre ampie schiarite si avranno sulla fascia orientale della nostra regione, dove però soffieranno dei forti venti di libeccio. Questa situazione non cambierà nelle prossime ore, ma il vento pian piano si attenuerà nel corso del pomeriggio sera, ma il tempo tornerà a peggiorare, perché si avvicina un corpo nuvoloso, un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale, che tra domani e venerdì attraverserà le regioni centro-settentrionali e favorirà un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione, a partire dalla Marsica e dall'Aquilano, con nubi in graduale aumento associate a delle precipitazioni che potrebbero risultare anche a carattere temporalesco tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì, con fenomeni in estensione verso il settore orientale della nostra regione. Quindi ci sarà da attendersi un peggioramento, ma un peggioramento più consistente avverrà probabilmente proprio nel fine settimana, a causa dell'arrivo di una nuova intensa perturbazione proveniente di origine nord-atlantica, questa più fredda rispetto a quella che ci interesserà nella giornata di domani, nella giornata di venerdì. Questa perturbazione, quella attesa nel fine settimana, in particolar modo nella giornata di domenica, favorirà anche una nuova diminuzione delle temperature, ci saranno dei rovesci e dei temporali localmente anche di una certa consistenza, e tornerà persino la neve sui nostri rilievi, ovviamente a quote superiori ai 1500-1700 metri. Quindi una situazione questa poi da seguire, Francesca, nei prossimi aggiornamenti, ma il tempo non migliora, non torna l'alta pressione, saremo ancora interessati dapprima da corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale tra giovedì e venerdì, e poi successivamente da una intensa perturbazione di origine nord-atlantica che favorirà localmente fenomeni di forte intensità e determinerà anche una nuova generale diminuzione delle temperature. Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qua, e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Questa è la pagina ufficiale, il sito di Abruzzo Meteo, troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore. Noi suggeriamo anche sulla destra, quelle che vedete sono le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, per monitorare in tempo reale quella che è la situazione su tutto il nostro territorio. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno è proprio quello di Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente sul sito ufficiale, i bollettini aggiornati, la condizione sul territorio, gli aggiornamenti in tempo reale. Ma noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni De Palma registra anche i gradi del momento, ricordiamo viene scattata da Monte Silvano. Troverete i bollettini aggiornati come nella pagina ufficiale, ma troverete anche da un lato gli strumenti di rilevazione meteo utilizzati da Giovanni De Palma, con la spiegazione, questo per gli appassionati, chi vuole saperne di più, e poi anche le segnalazioni degli utenti, molto importanti, perché troverete postate foto e video di situazioni particolari che gli utenti segnalano a Giovanni De Palma per metterlo al corrente di quello che succede sul territorio, e parallelamente anche tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina. Quindi un modo per muoversi sempre in sicurezza, e noi lo consigliamo. Giovanni, io come sempre ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà domani mattina alle 7:20. Ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma. Continuiamo sulle pagine del centro, apriamo la pagina di Pescara, si torna a parlare di balneabilità. Eccolo qua, il sindaco vieta i bagni su metà litorale, l'ordinanza sul mare inquinato, interdetto il tratto che va dal porto fino a via dei ragazzi del 99, con i batteri ancora alle stelle nella zona di Fosso Vallelunga. E per i cartelli in spiaggia ci vuole il permesso. Il comune è costretto a chiedere l'autorizzazione alla soprintendenza per i divieti di balneazione. Deviare il fiume non serve. L'armatore Spina indica il progetto low cost contro l'inquinamento del mare e per i dragaggi in porto. A marzo l'ultimo intervento della draga. Moretti, il comandante della Capitaneria di Porto, dice misura tampone con pochi fondi. Questo nuovo allarme.
E poi ancora sulle cronache di Pescara, torna il rapinatore della posta, uomo a volto coperto, armato di coltello, irrompe per la seconda volta in pochi giorni in via De Amicis all'ufficio postale. Di taglio alto, il questore sospende la licenza al circolo Cantieri di Città Sant'Angelo, droga e altre infrazioni, niente cibi e bevande per 3 mesi. E poi di spalla, operaio ferito, elicottero del 118 a Farindola. Perizia psichiatrica sul giovane accusato del duplice omicidio di via Tibullo, la casa dell'orrore. Il GIP nomina il professor Ariatti per valutare le capacità di intendere e di volere di Cernisch. L'udienza il 12 luglio per la donna morta annegata nel sottopasso scatta il rinvio. La sanità, ambulatori allagati, annullate le visite. Un altro guasto nella sede di medicina dello sport. Per la terza volta in 20 giorni medici e infermieri trovano locali e uffici inondati d'acqua per la rottura degli impianti. Attivi da 2 mesi i numeri telefonici per prenotare le visite da casa. Queste le dichiarazioni dell'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci. Di taglio basso, la nuova radiologia Pescara Nord, ambulatorio aperto prima dell'estate, Mancini dichiara troppo costosa la sede di via Rieti. E poi da lunedì il servizio di disinfestazione, da lunedì 2 maggio parte il servizio disinfestazione e derattizzazione notturna da mezzanotte alle 6 sul territorio comunale, che si protrarrà fino al prossimo ottobre. Il programma predisposto da Attiva, società che si occupa dell'igiene urbana, prevede il passaggio con ciclicità mensile degli operatori a bordo di un pick-up munito di atomizzatore telecomandato per nebulizzare le sostanze insetticide non nocive per l'uomo tra Porta Nuova, Pescara Centro e la zona dei Colli, Villa Fabio. Vie Battisti e Firenze, centinaia di multe nell'isola pedonale. Confesercenti, cancellati i varchi all'insaputa dei cittadini. E Del Vecchio risponde: se è un guasto annulleremo quei verbali. E poi oggi la prima seduta per il bilancio e scontro in consiglio. Oltre 4.000 emendamenti bloccano l'approvazione della delibera. A Montesilvano, ancora cronaca, inseguimento, tragedia sfiorata dopo un colpo a Villa Magna. Ladro in fuga, 200 all'ora, arrestato. Albanese in bocca, rotatorie contromano, sperone carabinieri e danneggia 2 auto. Fermato con gli spari alle gomme. E nella macchina ferma spunta il kit per i furti, 2 denunciati. E poi il sopralluogo dei ladri ripreso dalle telecamere. E si parla di spoltore, un video su Facebook. 2 presunti ladri che si aggiravano nell'attività di Santa Teresa di Spoltore con le torce in mano, e a destra uno dei 2 giovani continua il sopralluogo. Questa è la situazione di monitoraggio messa in atto dai cittadini. E poi il mare torna pulito, ma la spiaggia è invasa dai rifiuti. A Montesilvano, dopo l'allarme percolato e le vongole inquinate, i valori tornano nei limiti, ma scoppia il problema immondizia. Queste sono le foto della situazione denunciata. A Città Sant'Angelo la mensa detraibile, ecco come fare. Quest'anno sarà possibile detrarre nel modello 730 o nel modello unico 2016 le spese sostenute nell'anno 2015 per la mensa scolastica. Ecco il modo per farlo. È necessario, spiega in una nota il Comune, allegare alla dichiarazione dei redditi una certificazione della spesa sostenuta per il servizio di mensa scolastica. E poi nel dettaglio troverete tutto nelle pagine del centro o anche nel sito del Comune di Città Sant'Angelo. Andiamo avanti sempre sulle pagine del centro. Rapina con le pistole al benzinaio a Francavilla. In 4 fanno irruzione nell'ufficio del gasoline durante il conteggio dell'incasso e portano via 10.000 euro. E poi a Cepagatti i vigili fanno gli orari di ufficio, il sindaco nessuna proposta dai sindacati. Di taglio basso, sempre Francavilla, piano di Renzo per il turismo. Il candidato lancia la proposta, un parco per i ragazzi al porto. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, continuiamo con la pagina sulle cronache. Ora Scafa, doppio schianto sulla A25, paura per un bimbo di 3 anni. 2 incidenti tra Torre dei Passeri, Tocco da Casauria, Lanno e Scafa. Camion carico di alimentari tampona l'auto di una famiglia diretta a Roma. In 4 salvi per miracolo, un tir travolge un furgone fermo. Queste sono le immagini di quello che si è verificato ieri sulla A25. E poi di spalla penne profughi nella casa di riposo.
riposo esposto di sospiri. Ancora storica corsa a Manopello, 300 podisti all'abbazia tra gare, pranzo e zampogne. Sempre sulle pagine del centro, quella dedicata a Chieti, si parla dell'ospedale, contratti da annullare, irregolare il concorso bis per psicologi. I professionisti in graduatoria a Pescara diffidano l'ASL di Chieti. Bisognava pescare subito i nominativi prima della prima lista. E poi scatta l'inchiesta, oggi l'autopsia della 18enne morta d'improvviso allo scalo. Di taglio basso i depuratori, chiesti 25 milioni di danni a Sasi, lanciano il Ministero parte civile al processo contro Scutti per l'inquinamento di mari e fiumi. Ladri di computer in azione al Nautico. Il blitz nella notte dopo aver forzato la porta di un ingresso secondario, danneggiate porte e distributori di merendine. Questo è l'Istituto Nautico di Ortona. Gara di voga con 40 atleti dell'Acciaiuoli sulle cronache di Ortona e poi ancora di taglio basso. Sanna ospite della scuola di calcio, successo per lo stage del responsabile tecnico giovanile del Cesena. A Guardia Grele alunni cronisti in visita al centro, la quinta B della primaria di via Cavalieri nella redazione di Pescara. All'Aquila, Valle Roveto, preoccupati residenti Capistrello, incontro ravvicinato con l'orso, sceso dalle montagne e si è avvicinato alle case. Filmato da un imprenditore, ora la forestale e Guardia Parco lo cercano nei dintorni e tra i boschi. Sfregiato al volto con una bottiglia da Vezzano, denuncia di un marocchino aggredito in casa mia da un connazionale. Celano, sempre critiche le condizioni del giovane ingegnere coinvolto nell'incidente stradale. E poi a Teramo il caso, ho ucciso le mie figlie e non ero in me. Nuova udienza davanti alla corte inglese, la giovane mamma Samira Lupidi chiede di essere giudicata con responsabilità attenuate, ma il procuratore si oppone. Il reato invocato è una tipologia di omicidio volontario meno grave contemplata nell'ordinamento inglese che prevede attenuanti in caso di particolari situazioni. In bilico fra tre ASL, infermiera vince la sua causa, rifiutata a Teramo, non ha comunicato che lavorava ad Ancona, pur essendo dipendente a Rimini. E poi a Roseto, disabile, rischia di saltare la gita, l'Istituto Moretti non trova alcuna agenzia di bus con la pedana e è stato decisivo l'intervento dell'Unitalsi. Andiamo ora sulle pagine del Messaggero. Scuole e bancarotta, ha chiesto il processo per Di Nicola e Testa, udienza dal GUP il 20 settembre. 22 gli indagati dalla procura per il crack di due società, coinvolto il commercialista Di Prinzio. Le ipotesi di reato includono truffe all'erario e all'INPS, evasione fiscale e ricorso abusivo al credito per milioni. Una perizia psichiatrica sul killer dei polacchi, l'orrore di via Tibullo. E poi di spalla, caccia all'uomo, via di Amicis, la rapina bis alle poste, il bandito ferito. Inseguimento sull'asse con sparatorie, i carabinieri intercettano i banditi in fuga dopo un furto, scene da film dal cementificio a Monte Silvano. Poi l'arresto, colpi di pistola alle gomme per bloccare la Passat dei ladri, l'albanese alla guida ha reagito con calci e pugni ai militari. E questa è la situazione dell'auto. Divieti a Pescara, il mare promosso invece a Montesilvano. Sorride Montesilvano e Pescara piange, l'esito delle analisi dell'ART ha certificato balneabilità del mare della riviera montesilvanese, mentre nel capoluogo la stagione comincia con i divieti di balneazione che il sindaco Alessandrini ha firmato ieri. Rifornimento dal benzinaio, maxi bottino di 50.000 euro, una rapina lampo. Alla gasoline station di Francavilla, preso l'incasso di tre giorni, hanno agito in tre armati di pistola, oltre all'autista. È successo lunedì alle 21.30, la dipendente terrorizzata ha trovato la forza di chiamare il 112. Nuccio and Friends, stasera al Circus, insieme con i Rotary contro la poliomielite. E poi all'Aquila, freddo, bimbi al gelo negli asili e proteste dagli alloggi post-sisma. Riaccensione delle caldaie a rilento, cittadini costretti a rimedi di fortuna. C'è chi ha dovuto riportare i figli a casa e chi si è scaldato con i forni aperti. Sulla provincia dei crescenti, il rinnovo dei contratti è fondamentale per la ricostruzione. E poi arrestato un albanese per possesso di cocaina, sempre sulle cronache di L'Aquila. Sabato happening per la giornata jazz dell'UNESCO. Gli eventi in programma
nella provincia di L'Aquila. E poi cimitero, 3.000 bare da spostare, il caso, lavori fermi da 7 anni, serviranno 2 milioni e mezzo di euro per avviare la ricostruzione. Adesso invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Si parla del Consiglio Comunale di Teramo ieri, il Consiglio sulla Team è un cinema, la crisi in comune, la scena, consiglieri che arrivano in ritardo, uscite di scena clamorose, ultimatum e proclami, clima surreale tra i banchi di maggioranza. Ultimatum al lupo, ennesima scena di Dodo Di Sabatino che nel voto poi si allinea, ma questa, fa sapere, è l'ultima volta. E poi la sostanza, alla fine il piano economico finanziario della Team passa con 17 voti di maggioranza. Lo sostengono Futuro In, Nuovo Centrodestra, Teramo soprattutto, Forza Italia e Civica del Sindaco. I dalmati se ne vanno, Fratelli divisi, sbraccia e assente, Micheli si astiene. E poi il morso dell'opposizione, la Marroni batte sul conflitto di interesse, la Cardelli chiede una assunzione di responsabilità. Leone ferito, il sindaco Brucchi in affanno, prova di nuovo ad esternalizzare i problemi dei suoi con una arringa al PD. Samira a giudizio senza alcuna attenuante. La Corte di Bradford rigetta l'incapacità di intendere al processo del 9 maggio. L'accusa sarà omicidio, quello delle sue due bambine. Duplice infanticidio, il 17 novembre del 2015 la 24enne di Martinsicuro ha ucciso entrambe le figlie con un coltello da cucina. La sede alla Gran Sasso va revocata subito. Faida tra volontari. La Cives chiede al sindaco di cancellare il privilegio concesso all'associazione moscianese. Cives versus Gran Sasso, violato il principio della territorialità, ma il pasticcio del comune è sulla sede concessa gratuitamente. E se ne parla da diversi giorni della faida tra le due associazioni e allora facciamo il punto in questo servizio. Manutentori o volontari di protezione civile? L'assegnazione dei locali nel Parco della Scienza di Teramo, la Onlus Gran Sasso d'Italia di Mosciano, continua a far discutere per la motivazione addotta dall'amministrazione comunale, che ha parlato di un equo scambio manutenzione, custodia e pulizia in cambio di locali ad uso gratuito. L'associazione Cives di Teramo, che opera come protezione civile nel capoluogo aprutino, però non crede a questa ipotesi e paventa l'ingresso a Teramo di una seconda associazione di protezione civile, contestando d'altro canto l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, che secondo i vertici Cives starebbe adottando due pesi e due misure rispetto ad altre associazioni che non hanno ricevuto benefici. Il sindaco, adesso accertati questi fatti, non deve far altro che sospendere quell'atto concessorio, far fare agli uffici gli accertamenti dovuti per vedere chi ha fatto la richiesta, a quali fini ha fatto la richiesta. Se dovesse revocare la concessione di quello spazio e l'associazione Gran Sasso comunque volesse persistere nella sua azione non corretta di violare la città di Teramo come associazione di protezione civile, la questione la risolveremo tra noi associazioni con l'intervento del Centro del Servizio Volontariato, che è un organo che racchiude tutte le associazioni di volontariato e che dobbiamo dire è particolarmente efficace e efficiente. Un'amministrazione che dovrebbe chiedere scusa a questi volontari, perché sono persone che quando i nostri assessori erano in vacanza a Ferragosto scorso, questi signori erano in giro a vigilare e a spegnere gli incendi H24. Ci tengo a precisare una cosa, nulla contro la nuova associazione di volontariato, perché io sono dell'idea che i volontari sono una risorsa per il territorio, ma il problema grave è che dietro questo, che non è una responsabilità dell'associazione, c'è un dipendente comunale che ha chiesto la sede dicendo che era una volta per le associazioni, più associazioni, poi che era un rimessaggio per attrezzi eccetera eccetera, oggi invece questa sede viene data a un'associazione di protezione civile. Torniamo sulle pagine del quotidiano La Città. La ditta ha seguito il progetto del comune, nonostante i problemi, la rotonda ovale collaudata ed eseguita a regola d'arte. E poi cronaca ancora, San Nicolò, una signora muore al volante alla stazione di servizio. Sabrina Lori, classe 67, ieri sera alle 19.45, si trovava in auto a San Nicolò a Tordino e stava percorrendo la statale 80 in direzione Teramo.
Il riconoscimento l'ACI premia veterani, pionieri e superpionieri al volante. La cerimonia di consegna degli attestati domani alla Fratellanza Artigiana. L'impresa sui pedali, prima tappa funestata dal vento. Gli ultraciclisti teramani sono partiti alla volta dell'Etna. E poi provincia Piscina di Montorio, la protesta scende in piazza. I dipendenti in attesa del pagamento di 7 stipendi in corteo dagli impianti sportivi fino al municipio. Senza soldi non si nuota, la frase scritta sullo striscione che ieri mattina ha aperto la corte che ha attraversato le strade di Montorio al Vomano. Nonostante la diffida del comune, la società ancora non paga il dovuto. Sempre a Montorio la guerra è una cosa da stupidi con lo spettacolo di Emergency. Di taglio basso i bandi, la regione punta sull'agricoltura bio, in arrivo 30 milioni di euro. Il piano di sviluppo rurale prevede un investimento spalmato in 5 anni per promuovere e valorizzare il settore. Rivali in amore si affrontano a coltellate, non accetta la fine della relazione e affronta il nuovo partner della ex. A Martinsicuro l'intervento dei carabinieri ha impedito che i due rivali in amore si scontrassero. E poi Nereto muore per un infarto mentre lavorava in fabbrica. Il 52enne Massimo Bertini si è sentito male durante un controllo sulla qualità. Associazioni, il comitato civico guidato dall'ex sindaco di Tortoreto, Domenico Di Matteo, nasce il movimento Val Vibrata, Monti della Laga. Cura dimagrante sui dirigenti comunali, dei 3 responsabili tuttora in servizio ne resteranno in carica solo 2. Fondo sociale, i soldi accumulati con il taglio dei compensi di giunta usati per pagare gli assistenti dei nidi. Queste sono le iniziative del comune di Giulianova. Ancora nuove polemiche sulla convocazione delle commissioni. Le opposizioni critiche per i tempi troppo ristretti tra un appuntamento e l'altro. E poi si parla della festa dello splendore, grande partecipazione ma fondi sempre più scarsi. Per il responsabile del comitato l'evento tradizionale è a rischio. Si avvicina la festa, la conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna dello Splendore e anche quest'anno il bilancio è più che positivo. È sempre alta la partecipazione dei fedeli e notevoli le presenze in centro storico per le iniziative profane. E poi Roseto al voto, tutti i candidati si dicono certi del successo, solo Pavone pensa di farcela al primo turno, gli altri ritengono invece di spuntarla al ballottaggio. Niente calcoli, le prime considerazioni reali arriveranno dopo la presentazione di tutte le liste che correranno alle amministrative. Troppe liste per il sindaco uscente, la presenza di troppe liste penalizza i gruppi più forti. Il candidato sindaco di Città per Vivere è Pio Rapagnà. E poi di taglio basso Ennio Pavone assieme a Antonio Razzi e Cicciolina. Il manifesto del sindaco finisce nella rubrica campagne elettorali da incubo dell'Espresso. Eccola qua l'immagine. E poi andiamo avanti sempre sulle pagine della città. Istituto Moretti, mai più gite vietate agli studenti disabili. L'accordo con l'Unitalsi permette a un ragazzo di partecipare al viaggio. È il primo caso in Italia. La chiamata è bastata una telefonata al numero verde Unitalsi per muovere la macchina della solidarietà e preparare un mezzo attrezzato. I precedenti grande clamore hanno suscitato i casi dei 2 studenti di Livorno e Isernia lasciati a casa. Rosaria Ciancaglione dice Roseto capitale dell'inclusione. Ancora andiamo avanti e apriamo la pagina dello sport. Amadio, il vero Teramo, si è visto in casa. Il giudizio del regista biancorosso della stagione. Potevamo concretizzare meglio il gioco creato. Un futuro in stand-by, qua sto bene, ma prima finiamo il campionato, poi andrò in vacanza e al ritorno ne parleremo. Lupo non lo conosco, con la SPAL partita importante per dimostrare di essere alla loro altezza. I giovani biancorossi si impegnano tanto e stanno bene in campo, penso possano dare una mano importante al Teramo. E allora ci sono state le dichiarazioni del centrocampista Stefano Amadio, ascoltiamo. Personalmente, ma penso anche gli altri, eravamo partiti per fare un campionato un po' più importante, penso. Poi le varie dinamiche è andata così, però è chiaro che per fare questo mestiere le motivazioni le devi trovare da solo e quindi penso che le 2 partite che rimangono le dobbiamo onorare al meglio e fare 2 grandi partite e poi si comincerà a pensare all'anno prossimo, insomma. Io, come sapete, c'è un altro anno di contratto,
qua sto bene, pensiamo a finire queste due partite e poi ne cominceremo a parlare. Ma è chiaro che è il mio mestiere, mi piace giocare, mi piacciono le partite, quindi è chiaro che mi piacerebbe proiettarmi all'anno prossimo. Però prima ci stanno queste due partite e bisogna farle bene. Ritengo quella di domenica una partita importante perché comunque vogliamo mostrare appunto che possiamo, cioè siamo all'altezza della SPAL, soprattutto in casa, perché in casa è dove penso abbiamo dimostrato di valere qualcosa in più della salvezza, secondo me, perché non abbiamo mai perso, perché abbiamo vinto tanto, perché penso che il reale valore del Teramo sia quello che siamo riusciti a esprimere in casa e dove abbiamo difettato appunto in trasferta. Apriamo la pagina dello sport anche sul Messaggero, si parte dalla Serie B, dal Pescara, parla Fiorillo, le mani sulla Serie A. Per il portiere ex Doriano con l'Entella è quasi un derby, dare qualsiasi cosa per vincere i playoff con questa maglia. Le critiche le abbiamo superate lavorando sugli errori, non ho rivincite da prendermi, voglio solo la promozione. E poi la Padula, Caviglia, ok, è verde fuori per un mese. Il Lanciano, la salvezza dipende da noi. Il tecnico Frentano avverte la squadra, possiamo farcela, ma niente errori, a cominciare dall'Avellino. E poi si parla di ciclismo, Di Luca dice doping tutta la verità. L'ambiente non ti obbliga a doparti, ma ti sollecita. Dietro un campione lavorano e vivono tante famiglie. Fa già scalpore Bestie da Vittoria, l'autobiografia nella quale l'ex campione di ciclismo si mette a nudo. E poi la carica di Amadio per la Lega Pro, ora chiudiamo bene le dichiarazioni sul Teramo. Ci spostiamo sulle pagine del centro, anche qui la pagina dello sport si apre dal Pescara, dalla Serie B. Pescara in volo, Fiorillo darei un braccio per andare in Serie A. Il portiere guai a rallentare adesso, il terzo posto è fondamentale. Il giudice sportivo, campionato finito per Mariga, un turno di top a Verre. E poi la Padula in nazionale, non ci sono conferme. Il web impazzisce per l'ipotesi di una chiamata di Conte, il futuro del bomber è sempre più Genoa. E ieri a parlare c'era proprio il portiere bianco-azzurro, Fiorillo, vediamo. Tornato Vincenzo Fiorillo, il Pescara continua a vincere, è un momento favorevole Vincenzo, si pensa già a questa gara con l'Entella, 4 gare al termine, 4 finali. Sì, sappiamo che abbiamo fatto molto bene in questi 3 scontri diretti, però sappiamo altrettanto le difficoltà di sabato, dove andiamo a incontrare una squadra in salute che sta facendo benissimo e noi vogliamo a tutti i costi fare più punti possibili, perché non si è deciso ancora niente, vogliamo piazzarci il più in alto possibile. Nessuno di loro si aspettava di fare un campionato del genere, i valori tecnici ci sono. Hanno un ambiente talmente tranquillo, senza pressione, che per loro è tutto di guadagnato, quindi questa per loro è un'arma in più. Il tecnico Massimo Oddo ha detto: ho 3 grandi portieri, 3 ragazzi che si vogliono un gran bene e che sono molto amici anche fuori dal campo. Sì, questo è vero, posso confermare, perché penso che la concorrenza, quella leale, sia quella che porta a dare sempre di più. Il nostro rapporto che abbiamo al di fuori del campo non annulla la nostra rivalità in campo. L'obiettivo comunque finale è quello di cercare di agguantare il terzo posto. Oltre a Chiavari poi ci sono altre 3 gare che sono insidiosissime contro squadre che si devono salvare, quindi non vorrei che dopo Chiavari pensassimo già di aver raggiunto chissà cosa. Tutti i portieri penso che abbiano commesso qualche errore durante il campionato, però aiutato, la verità è che in quei momenti non sono tante le persone che ti aiutano, l'importante è reagire, avere la personalità di tornare in campo e provare a fare del meglio. E Lanciano deve fare i conti con la penalizzazione, parla il tecnico Maraiulo e dice: le penalizzazioni non ci pensiamo, nelle ultime 4 gare per salvarci è vietato sbagliare. Non possiamo più sbagliare una partita, non possiamo avere distrazioni, dobbiamo fare i punti. Alla fine, dopo aver ottenuto i punti, dobbiamo anche tenere d'occhio le altre squadre. E ieri a parlare davanti ai microfoni c'era proprio l'allenatore dei rossoneri. Vi ricordate la settimana scorsa quando ci siamo visti qua, no? Credo che qualcuno mi abbia fatto una domanda e io ho detto: metto la firma per il pari. E dopo che ho detto una cosa del genere non posso essere incoerente e dire no, volevamo i 3 punti.
Abbiamo preso un punto con una prestazione bellissima. Io sono felicissimo di questo, anche se dopo in tanti sono rimasti un po' rammaricati, perché guardando la partita più di qualcuno ha detto che potevamo anche conquistare la vittoria. Può anche essere vero, però a me rimane la grande prestazione dei ragazzi e anche il fatto che se non avessimo giocato in quella maniera, probabilmente con una squadra come il Cagliari non saremmo usciti sicuramente indenni dal campo. E l'atteggiamento durante la settimana, durante tutti i giorni, anche nel momento in cui ci parlo con loro, non solo mi fa ben sperare, ma mi fa capire che i ragazzi ci sono. Detto questo, è chiaro che non posso garantire che vinceremo tutte le partite. Non si può fare neanche a meno, purtroppo, a questo punto del campionato, quando finiscono le partite, di guardare anche gli altri risultati. Però è anche innegabile che prima di tutto devi guardare a te stesso, perché se tu non fai risultato è inutile pure che guardi gli altri. E specialmente adesso, in questa situazione, dove l'unica cosa che cambia, l'ho detto anche ai ragazzi, è che veramente... mentre prima ti potevi permettere di poter sbagliare ancora una partita, adesso questo non lo possiamo fare e ci rimane in testa consapevole questa situazione e l'affronteremo come dobbiamo. E poi anche gli aggiornamenti: Rocca rientra stasera dalla nazionale, Turchi e Boldor non si allenano ed è iniziata la prevendita dei biglietti ad Avellino. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e poi questa sera alle 19. Invece l'appuntamento con la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.